Nella mattinata di martedì 5 giugno, Fabrizio Corona è tornato in tribunale a Milano. Inizia oggi, infatti, il processo di appello per la vicenda dei soldi circa 2,6 milioni di euro in contanti trovati nascosti in un controsoffitto e sequestrati. Al suo fianco, a sostenerlo come ha sempre fatto, la fidanzata Silvia Provvedi. La recente crisi vissuta dai due sembra essere ormai acqua passata. Lo ha confermato la stessa cantante ai giornalisti presenti fuori dall'aula. Le dichiarazioni di Silvia Provvedi Fabrizio Corona è giunto in mattinata mano nella mano con Silvia Provvedi. Il profilo Facebook ufficiale della trasmissione di Rete 4 minuti quarto grado ha pubblicato un video che immortala la coppia in un bar poco prima di entrare in aula. Nelle immagini, l'ex re dei paparazzi stringe a sé la fidanzata e la bacia con passione. La sorella di Silvia, Giulia Provvedi, commenta in lieve imbarazzo: "Sono il terzo incomodo, come sempre. Se quel bacio non fosse sufficiente a chiarire il ritorno di fiamma tra i due, ci ha pensato la 24enne a togliere ogni dubbio spiegando ai cronisti: noi litighiamo ma stiamo insieme, è una storia turbolenta, ma ci lega tanto". La missione sentimentale di Fabrizio Corona può dirsi compiuta. Qualche settimana fa, nel salottino di Verissimo, il 44enne aveva tessuto le lodi della sua compagna, non nascondendo di reputarla il suo futuro. Aveva ammesso che il loro rapporto stava attraversando un momento di crisi ma si era detto pronto a lottare per riconquistarla, non la considero una storia finita o in pausa. Un amore così non lo puoi far finire. Ho le mie colpe. Sono ancora innamorato di lei. Lei si aspettava grandi cose e io l'ho delusa. E quando succede, un po' ci si disinnamora e un po' si perde la stima. Sto cercando di riconquistarla, per lei nutro sentimenti veri. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, la crisi è solo un ricordo. Silvia Provvedi, pur non negando mai l'amore che prova per Fabrizio Corona, gli aveva dato un ultimatum. La cantante aveva chiesto al suo fidanzato di cambiare e aveva indicato come uno dei motivi principali della crisi, l'eccessiva gelosia del 44enne a scatenare degli screzi tra di loro. Inoltre, era la voglia di Corona di fare sempre notizia. Alla luce della grande complicità che hanno dimostrato durante l'ennesima tappa della vicenda processuale dell'uomo, sembra che ogni motivo di attrito sia stato risanato.